wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain. Assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout, and fame. Mud, disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most of them. Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Il primo video del 2022. Siamo al Castelletto Circuit e non siamo qui per guidare una moto, ma bensì, come potete sentire dal rumore, siamo qui per provare una macchina, esattamente quella macchina lì. Fabbrica che si trova ad Harrisburg in North Carolina. Il primo modello è stato costruito nel 1992 e montavano questo motore qua, il vecchio 4 cilindri, l'XIR della Yamaha, 1250, 130 cavalli, raffreddato a olio, 5 marce. Dal 2016-17 gli americani sono andati a montare il nuovo MT-09, che è quello dell'omonimo MT-09 e della Tracer. MT-09, che è l'8,50 di cilindrata, non il 900, solo che non è a 119 cavalli come esce sulla Tracer, ma è a 140 cavalli. Questo perché? Perché gli americani hanno messo centrale dedicata, scarico dedicato e albero a cam dedicato nel motore. Contate che l'albero a cam è tutto originale Yamaha, quindi tutto il motore è Yamaha originale. Non puoi mettere parti di cambio non originali perché il motore lo legge praticamente da solo e quindi non funziona benissimo. Così come la frizione. Non è la frizione da gara, ma è proprio la frizione standard, quella che troviamo sul motore. Questo nuovo motore pesa 30 kg in meno rispetto al vecchio, quindi anche la macchina va a pesare 30 kg in meno, raffreddato solo a liquido, quindi acqua o comunque liquido refrigerante, 6 marce, perciò capite che già anche la macchina comincia a diventare diversa nel suo aspetto, anche solamente nella guida. Dal motore parte direttamente un albero di trasmissione, quindi lì c'è il cardano con l'albero di trasmissione che passa tutto sotto la parte destra fino ad arrivare a un ponte rigido posteriore, ponte rigido di una Toyota Celica dell'86, in cui non abbiamo differenziale ma abbiamo solo due semiassi con corona e pignone, quindi come il kart il ponte completamente bloccato, trazione completamente posteriore, motore anteriore. Cosa vuol dire? Alla guida si tramuta semplicemente in freno ruote dritte, faccio la curva di percorrenza e accelero ruote dritte per evitare il sovrasterzo, che è il grosso problema di queste auto. Il sottosterzo può avvenire in due casi, ovvero che quando c'è pista umida o bagnato, perché si fa le stesse traiettorie da asciutto e quindi si vuole portare la medesima velocità anche in curva, o sull'asciutto quando comunque si vuole portarla a troppa velocità in curva, quindi comunque arrivo troppo veloce senza frenare, la voglio buttare dentro, la macchina mi smusa completamente, quindi non riuscirò mai ad inserirla. Perché vi dico... Ok, abbiamo fatto un piccolo briefing, adesso andiamo giù dalle macchine, ci cambiamo e poi si dà del gas, ragazzi, un'emozione unica, sarà da divertirsi. Per partire, attenzione, fino in fondo, premi in avanti.
Bello, la GoPro ha deciso di non funzionare più. Purtroppo questi sono gli inconvenienti dati dall'inesperienza. Stiamo già organizzando per tornarci, mi auguro questa volta di riuscire a trasmettervi qualche cosa in più di quello che ho fatto in questo video, o perlomeno del guidato. E niente, per questo video è tutto. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e attivate la campanellina. Io vi ringrazio e vi saluto. Ciao!